mi dispiace veramente che questa Banca Centrale non sia venuta oggi dopo l'invito, non è venuto neanche il governo. Hanno perso un'occasione per fare un contraddittorio. Tutti voi vi chiedete perché i clienti dicono: ma come può essere che un'istituzione non chiama il CDA o i soci per comunicare loro che c'è qualcosa che non va? Oh, è così. Perché mi chiedete? Dal punto di vista tecnico è così. Cioè, è una questione di equilibrio. Se io vado a fare il banchiere centrale, vengo a San Marino come Stefano Ercolani, un'altra battuta, scusa, un pataca qualunque, arrivo e dico: conosco niente, fammi parlare. Ma non è possibile. Chiamo la banca, ci sono delle regolazioni, io chiamo, è un compito specifico. E vi racconto un po' cos'è la banca. Le banche, per poter operare, non possono dare molti fidi, devono avere un patrimonio adeguato per poter prestare. Allora c'è un limite, diciamo così per non farla complicata, un livello tale che tu non puoi prestare più di 11 volte il capitale che hai, più di 9 volte, scusate. Noi avevamo il 15% in più di questo parametro. Se l'indice di solvibilità minimo richiesto è 11, noi avevamo 13. Il rapporto impieghi raccolta è 55, cioè voglio dire che noi incassiamo 100 dalla raccolta e prestiamo 55, quindi un margine di liquidità troppo alto, troppo forte, e allora non guadagni niente, perché ti tieni i soldi in casa. Perché abbiamo resistito 3 mesi? Perché avevamo il migliore indice di liquidità del sistema, forse dopo la BSI, perché loro hanno prestato poco, nati per ultimo, di sbriscio non hanno preso la crisi economica, beati loro, chi nasce dall'ultimo di solito.